E adesso Daniele Molmeni, atleta friulano nato a Pordenone, ha compiuto il 1° agosto 26 anni della Forestale, dove è allenato da Pierpaolo Ferrazzi, dunque un grande campione olimpico ad allenare Daniele Molmenti. Daniele Molmenti, trionfatore nella Coppa del Mondo 2010, partito. Daniele Molmenti subito la 1 in discesa, porta ad affrontare in discesa la sua forza esplosiva, i suoi bicipiti. Due in risalita. E ancora 3. Discesa 4-5 in risalita. Ancora la 4. Ancora la 4. In risalita ancora la 5. Poi la 6, la 7, la 8. L'acqua spinge, la corrente spinge ad affrontare in discesa per la 9, nuovamente in risalita, la vedete qui la 9, metà del tracciato. Radilek in intertempo 48-99, meno 2-21, 48-99, miglior intertempo di Daniele Molmenti. E ancora Daniele Molmenti, vai, 13-14 in discesa, la 15 in risalita. La grinta del friulano, la precisione, scivola sulle acque di Tazen. Ancora Daniele Molmenti, 16 in discesa, 17 in risalita, l'ultima e poi il rush finale, 18, 19 e 20 per chiudere la sua finale. 18, 19 e 20. Dai. Forza Daniele, 18-19-20, va a chiudere primo, 91, meno 2,56, 91 netti. Daniele Molmenti che si inchina, per lui questo è un tempio della canoa slalom ed è così. E guardate Radilek scalzato dalla grande finale di Daniele Molmenti, guardate la grinta del friulano. La rabbia agonistica giusta, la tranquillità anche, testa e cuore, personaggio estroso, appassionato di motocicletta di alta montagna, guardate l'inchino al grande pubblico e qui sempre questa indicazione, la barca, la testa e il cuore, ecco, spiegacela Petromer che era ammutolito di fronte a questa finale, puoi dire anche un giudizio su questa finale, su questa discesa? Immenso, Daniele è veramente un atleta eccezionale.